Ok, attenzione, si pulisce con un calzino, spettacolo. Molto bene, molto 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 bene. Allora, entriamo in quella normale. Le domande di Stefanito, come ogni puntata, come ogni intervistato che ho già intervistato e che continuerò a intervistare, questo progetto andrà avanti praticamente fino alla fine delle Positive Vibration Interview, farò queste 11 domande a tutti i personaggi per sentire il punto di vista e la loro risposta diversa per ognuno. Questo progetto ci tengo tantissimo, andrà anche su TikTok, su Instagram, creerò tantissime cose poi successivamente. Adesso piano piano. Intanto facciamo materiale. Allora, prima domanda, dove ci siamo conosciuti e breve racconto del nostro incontro, anche se Io virtuale. manderò una mia traccia spoiler a tutte le persone che indovinano riguardando questa diretta quante volte ho cambiato cappello. Sei pronto? Bravo, bello, bello, Pronto? sì. E sono pesanti le prossime, raga, eh? Proprio in faccia. Dove Vai. siamo conosciuti, breve racconto, il nostro incontro? Social. Il Social. vero è proprio social. Molto bene, ci sta. Effettivamente, cosa breve. Racconta un aneddoto avvenuto tra di noi. Aneddoto avuto tra di noi? Beh, cosa si può raccontare? È successo veramente poco. Poco, poco, però io posso dire che Francis La Potenza mi ha scritto, mi ha detto, c'è Simon, questo mio amico, che abbiamo fatto una canzone insieme, se ti va di intervistarlo, e allora lo so. Come sei cambiato e come la tua vita è cambiata dopo il Covid? Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto? Mi ha dato più tempo il Covid, mi ha dato più tempo per pensare e ora penso di più. E penso meglio, soprattutto. Bello, complimenti. Se dovessi scrivere il romanzo della tua vita, come si intitolerebbe? Come? Si intitolerebbe il titolo del romanzo della tua vita. Come Io lo chiamerei Come mai? mai? Come mai è l'oroscopo? Come mai peggio? Come mai meglio? Ma come mai? Perché? Andiamo avanti. Se fossi un animale, come, cioè, quale vorresti essere e perché? Se fossi un animale, sarei un camaleonte. Perché i camaleonti cambiano forma e si adattano a tutte le situazioni. Il mio nome d'arte, oltre Simon, è il camaleonte. Sei favorevole o no alla legalizzazione della cannabis? Sì o no, perché? Fumate, raga, fate quello che volete. Dipende, la legalizzazione dipende da tanti fattori, purtroppo. Ci sono interessi da ambe le parti della bilancia, quindi. Che ognuno faccia quello che deve, quello che succederà sarà la conseguenza se si legalizzerà, perché tanti risponderanno sì alla domanda, se non si legalizzerà, perché ci saranno stati dei motivazioni. Ma per me, fumate. Ti senti più scala o più ascensore? Questo sai che non l'ho capito, questa domanda. Lo so, e non è facile. Tu pensaci e dico, Io mi cioè. sento su una scala e vorrei diventare un cazzo di ascensore per andare più veloce, perché a volte veramente. Ci sono certi gradini che sono molto pesanti, molto pesanti. Una frase o un mantra che ti ripeti e che ti dà motivazione. Povero oggi, ricco domani. Povero oggi, ricco domani. Se ti dessero 1 milione di euro invece cosa ne faresti? Visto che sei povero oggi e ricco domani. Almeno un altro paio. Un altro paio di milioni di Almeno un fatto. altro paio con quel milione si fa un altro paio sicuramente. Non sono uno che dice non li spendo, li metto da parte perché io mi comprerei volentieri una cazzo di Lamborghini Huracan Fucsia, come tutti quelli che avevano, però 300k su un milione sono tanti, sono 30 e 200, hai quasi finito i soldi di nuovo, quindi attenzione. Se chiudessi gli occhi e ti vedessi tra 5 anni, invece, dove ti vedresti e come ti vedresti? Se andiamo avanti così, tra 5 anni gli occhi li riapriamo dentro a un VR. Una domanda a cui non voglio pensare. Mi fa stare male perché si brucerà tutto il pathos che c'è nell'arte della musica, del concerto, del vivere, del toccare, del sentire e guardare che ho avuto fin da piccolo. E mi spiace solo essere arrivato così tardi nel mondo della musica. Volevo essere lì, The last emergente lì. question, Vai. come e quando vivi le positive vibration? Everyday, raga. Everyday, ma le migliori. In studio, non da solo, in compagnia perché lo vedi subito dal piedino di quello di fianco se la traccia funziona. Grazie per avermelo fatto dire, me lo sono ricordato. Bello, Fanculo sono, è l'Italia. stata una bellissima conclusione.
Io ti ringrazio anche perché abbiamo già Daya Modo pronta per entrare, quindi siamo in diretta da New York City adesso, Prego. eh? La Damn. prossima da New Damn. York. Quindi io ti saluto carissimo, è stato Ma un grazie. piacerissimo veramente, sei un grande. Quando tornerò in Italia spero di riuscire a beccare, tanto da Vimercate a Cernusco Magari vengo io prima sono a 10 minuti. lì, dai. Se vuoi venire a Fuerteventura io ti aspetto.